E questa sera, diciamo, l'idea era, sono i 50 anni della Luna, quindi la Luna l'avete vista in 2000 salse, quindi come se non ne potrete più, quindi cerco di parlare di prima e di dopo della Luna, diciamo, prima c'è cioè, la storia e dopo. E di solito faccio vedere queste due fotografie, diciamo quella da sinistra è una fotografia aerea e quella a destra è una fotografia di un, non so se qui a Novara, sicuramente nel Milanese si è visto, diciamo, c'era una famosa, diciamo, come si dice, marchio di alta moda che per un diverso periodo vendeva per esempio, diciamo, gli zaini e le vetrine di tutta Europa, forse del mondo, erano abbellite con tutti questi pianeti extrasolari, diciamo, pianeti di colori e forme le più strane e differenti, quindi e secondo me è un elemento che quest'idea dei pianeti fuori dal sistema solare entra anche come se, nel comune sentire, nel comune pensiero, al punto che la gente ci fa la pubblicità. E questa credo sia stata, non ricordo se è stata fatta a Venezia o a Ginevra questa foto, ma non ricordo. Questa è una fotografia dell'Osservatorio Astronomico di Padova, dove lavoro io, adesso sono direttore, questa è la torre. È stata usata come per osservazione astronomica, oggi non lo è più se non occasionalmente per la gente in occasione di per eventi diciamo didattici, divulgativi, ma i telescopi di Asiago sono no, aperte virgolette nostre, chiuse virgolette, quindi li controlliamo anche in remoto da Padova. Noi siamo in un castello al margine di un scusate, una torre al margine di un castello che risale ancora a Ezzelino d'Albano, e nel giardino un giorno ci siamo divertiti a far fare dei bambini uno specchio con dei segmenti di cartone della stessa dimensione dei grandi telescopi che adesso cerchiamo di costruire per esempio in Cile. E quindi mi piace perché in questa foto c'è un po' tutto, diciamo, la cosa. Aggiungo sempre con la stessa cosa paronica che pilotavo io l'aereo, da cui un collega inglese ha fatto questa foto qua, io faccio anche queste cose, diciamo. Ma torniamo a noi e Schiaretto, diciamo, il riassunto della conferenza può già immaginare, però qui c'è Sandokan qua sopra e Ciputi qua sotto, Ciputi con due P, non mi ricordo più, uno lo conosce due già. E lo racconto per due motivi. Il primo è perché Sandokan, spero che più o meno tutti sappiano, diciamo, cosa sia Sandokan, è stato scritto da Emilio Salgari che in quella zona non c'è proprio mai stato, cioè, credo che non si sia mosso, diciamo, dalle zone del Veronese, eppure, diciamo, viaggiando sulla cartina geografica, diciamo, è arrivato in tanti posti. Quindi, diciamo, c'è stata un'epoca in cui era sostanzialmente impossibile viaggiare, andare in questi posti, però la gente, diciamo, di alta cultura lo faceva leggendo i libri, leggendo le cartine e si muoveva in questo modo. Ciputi lo metto perché c'è una barzelletta che, diciamo, viene raccontata, a me l'ha raccontata credo all'elementare, diciamo, ma ogni tanto mi capita di risentirla, diciamo, confido nell'autoironia di chi, diciamo, si considera fortemente di sinistra, perché c'è una barzelletta, diciamo, in cui c'è due compagni, un compagno che si trova nel collettivo, allora gli chiedono: compagno, se tu avessi due Boeing 747, cosa faresti? Uno lo darei per me, uno lo darei al partito. Compagno, se avessi due Rolls Royce, cosa faresti? Uno lo darei per me, uno lo darei per me. Compagno, se avessi due biciclette, no, ragazzi, andiamoci piano che due biciclette ce l'ho davvero. Diciamo, allora c'era un po' questa idea che quando le cose non si possono fare, diciamo, c'è un certo tipo di atteggiamento. Okay? Sono partito molto alla lontana con Salgari e Ciputi perché, diciamo, ovviamente il cielo stellato è sempre stato, diciamo, l'interesse di tantissimi persone, poeti, sognatori, scienziati, diciamo, ovviamente non c'è bisogno di ricordarcelo, ma bisogna ricordarselo nelle giornate piovose o di smog o di nebbia, ma basta una bella giornata anche dei cittadini per essere conto, e un po' anche l'idea di scoprire, no? Per cui Cristoforo Colombo e tanti altri prima di lui e dopo hanno avuto questa idea di usare i vascelli per andare e, diciamo, qualcuno ha pensato, ma perché no? Diciamo, questa è una famosa partenza di Pulcinella dalla Luna che ci va con, diciamo, anche lui con il veliero, diciamo, quindi il viaggio immaginario verso il luogo, per esempio la Luna. E in questa, se uno si va a leggere, diciamo,
diciamo, come dire, la letteratura divulgativa, diciamo, dal Settecento ad oggi, scopre una cosa, balza subito all'occhio, se uno la biblioteca dell'osservatorio è molto ricca di queste cose, sono tantissimi libri, diciamo, anche divulgativi dell'epoca, ovviamente è un ruolo più sofisticato, perché il bacino di utenza non era ovviamente quello che abbiamo adesso, per mille motivi, però se uno va a vedere scopre che la pluralità dei mondi, che era anche un argomento, diciamo, in un certo senso filosofico molto forte, molto sentito da quell'epoca, forse più sentito che fino a poco tempo fa, era comune. Per cui no, è assolutamente normale, questo è un famoso dipinto di Fontanelle, che è stato uno dei precursori, dei primi che ha fatto, ma non è vero che era isolato. Questa è una rappresentazione del mondo. Qui si vede il Sole, i pianeti che ruotano attorno al Sole, quindi c'è ovviamente i pianeti conosciuti a quell'epoca, quindi magari Mercurio, non c'erano ancora Urano, Nettuno e nemmeno Plutone, Plutone non c'è più perché, come sapete, è stato declassato a pianeta nano, e su questo è una cosa divertente, ma la cosa più interessante è che se voi andate a vedere le stelle che compongono il firmamento, che spesso si vedono in tante rappresentazioni, le stelle che rappresentano il firmamento nei disegni del Settecento e dell'inizio dell'Ottocento quasi sempre erano disegnati con un certo numero di immaginari pianeti che ruotavano attorno alle stelle. Cioè, per il personaggio, per la persona che disegnava, faceva un disegno dell'universo, era normale disegnare attorno alle stelle che si vedevano in cielo delle orbite circolari, in questo caso di pianeti. Cioè, non so se ne ho portate, ma ci sono per esempio tanti disegni di una scuola di Praga in cui oltre ai pianeti c'erano anche comete attorno ad altre stelle, diciamo. Quindi quello che noi oggi chiamiamo pianeti extrasolari erano assolutamente noti. Poi guardiamo attorno alla fine dell'Ottocento, questa cosa sostanzialmente scompare. E io stesso mi ricordo, diciamo, da ragazzino, tutti i libri che divoravo, compravo, andavo in biblioteca a guardarli tutti, diciamo, tutta la letteratura, come dire, divulgativa contemporanea, fino a poco tempo fa, tutta quella del Novecento, con qualche poche eccezioni, in tutti i disegni tu potevi vedere come era fatto Venere, le lune di Giove, Saturno, eccetera, eccetera, ma pianeti attorno alle stelle neanche l'ombra. Cosa succede? Succede che i pianeti iniziano a essere a portata di mano, non c'è più la possibilità, non è più, diciamo, le due biciclette ce le ho davvero, non devo più viaggiare con la fantasia, ma si comincia a capire, la zeitgeist del tempo, la gente riesce a capire che ci si può arrivare. Inizia Fiorkowski con il razzo treno, che lui lo chiama, che non è altro che sono i razzi a più stadi, diciamo, lui fine Ottocento già, diciamo, in un certo senso scrive tutto dell'Apollo da un certo punto di vista, ovviamente non aveva moltissime cose, moltissime tecnologie che non esistevano, e sui pianeti, diciamo, del nostro sistema solare poi ci siamo andati. Allora, quindi io mi sono immaginato, diciamo, questo era il disegno di Praga che vedevo, adesso forse si vede male da lontano, però si vedono le stelle nel firmamento e queste linee che vedete sono delle ipotetiche orbite di comete che ruotano attorno a stelle diverse dalla nostra, attorno a stelle che si osservano in cielo, diciamo. Quindi prima dell'epoca spaziale, prima di credere che sia verosimile, prima, quando per andare sulla Luna bisognava chiedere a Pulcinella di prendere il veliero e di andarci, così molto immaginifico, i pianeti, la Luna, Giove, Marte, Saturno e le stelle erano alla stessa portata di mano, era impossibile arrivarci, ci si poteva solo arrivare con la fantasia e quindi in un certo senso erano più vicine. In colla l'era spaziale, questo cambia completamente nel senso che siamo riusciti abbiamo 5 manufatti che sono usciti dal sistema solare, i Dupin, Voyager e quello che è andato su Plutone, che adesso non mi ricordo il nome, e quindi c'è un'epoca in cui la gente comune, diciamo, sa che ci sono pianeti attorno a altre stelle, è normale trovarlo, poi questa cosa sparisce per un certo periodo, destinato a cambiare in un anno importante per la storia della notte oggi, che è questa sera, che è il 95. Però ritorniamo all'epoca spaziale,
perché non ho la... nell'epoca spaziale, ricordatevi che noi oggi siamo andati col primo uomo sulla Luna, siamo andati con l'uomo sulla Luna, fra l'altro una settimana fa era l'Apollo 12 e come previsto nessuno, come si dice, credo che oggi sono già 50 anni che stanno tornando quelli dell'Apollo 12. Nell'epoca mia si raccontava sempre chi è il secondo, la seconda persona che ha fatto un trapianto di cuore. Per il primo tutti sapevano che era Barnard, il secondo che ha fatto un trapianto di cuore nessuno lo sapeva, era sconosciuto, diciamo. Quindi i primi sono stati sulla Luna, lo sanno tutti, i secondi sono stati sulla Luna, ma chi sono, quando, c'è questo meccanismo, diciamo, perverso. Oggi i ragazzi, se gli chiedi il primo che ha fatto un trapianto di cuore, non sanno neanche quello, questo forse è un altro problema. Okay. Noi oggi siamo andati, oltre che solo una persona, con delle macchine, oggi si direbbe con dei droni, sostanzialmente su tutti gli oggetti del Sistema Solare, compresi gli oggetti aperti, virgolette, minori, chiusi, virgolette, le comete, gli asteroidi, eccetera, eccetera. Voglio fare una nota personale. Nel 95 io personalmente ero a Tucson, per raccontare un aneddoto. Arriviamo a Tucson, sapevamo l'inglese, io mi ricordo che quando arrivo la prima volta, arrivo negli Stati Uniti, mi chiedono se per pagare, come posso pagare, io gli dico pago con money e mi hanno chiesto no, ma check, cash o credit card? Credit card non l'avevo, allora no, per avere credit card bisognava essere il figlio di chissà chi, diciamo. I check mi ricordavano i traveller check, sono gli assegni, e il cash non sapevo cos'era. Allora ho detto no, io non ho nessuno di questi tre money, volevano buttarmi fuori dall'hotel, diciamo, finché gli ho fatto vedere i banconoti. In quell'epoca mi ricordo che avevano detto che vicino a Tucson c'erano un sacco di saguari, e il saguaro mi dava l'idea di un animale più o meno pericoloso. I saguari sono i cactus, diciamo. Okay? Tucson è una delle, diciamo, capitali dell'astronomia. In un certo senso, io ero in quell'epoca e lì si cercavano di costruire macchine per, appunto, dopo ne parlo brevemente, per andare a vedere pianeti attorno ad altre stelle. E qui c'è una cosa interessante: Tucson quindi è una delle università più importanti. Se tu andavi a Tucson a ascoltare i guru dell'epoca, diciamo, che ti raccontavano come si sono formati i pianeti nel nostro sistema solare e quindi come si possono. I soli modi con cui si possono essere formati i pianeti attorno ad altre stelle, vi raccontava una storia che io adesso semplifico, ma che più o meno dice questo. Voi vedete, questa è una montagna, la montagna, diciamo, sulla superficie terrestre, tutti sappiamo qui è caldo, è più caldo, diciamo, ma qui si sale fino a una certa altezza che domina un certo tipo di meccanismo, in pratica per tutte le montagne del nostro pianeta la temperatura diminuisce. Quindi vedete che la neve, okay, si conserva sopra una certa quota e non si conserva di sopra una certa quota. Naturalmente poi qui ci sono dei fenomeni locali, magari qui c'è un posto dove fa più ombra, meno ombra, per cui non è una vera linea, diciamo, la linea è un po' frastagliata, okay? Però in realtà uno grosso modo può calcolare, diciamo, una linea sopra questa zona. Normalmente la neve si scioglie, scusate, la neve rimane. Sotto questa zona la neve si scioglie. Poi, ripeto, localmente c'è qualche piccola variazione, ma grosso modo è così. E questa cosa succede anche nel nostro sistema solare. Qui c'è il Sole, io adesso ho messo una montagna, l'ho girata, diciamo, lo sforzo ciclopico, ok? E c'è una linea. Scusa? No, ok. C'è una linea che viene chiamata linea della neve per analogia. Per cui questi pianeti, che sono pianeti giganti, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, sono pianeti formati da gas, sono pianeti molto massicci, sono, diciamo, tra certi versi delle stelle mancate. Se fossero ancora più gas, avrebbero abbastanza, diciamo, forza gravitazionale da accendere le reazioni termonucleari al loro interno. Non lo sono, sono dei grossi pianeti di gas o delle stelle mancate, se volete. Quindi questa è una sfera di gas, il Sole. E questi oggetti qui, anche con la loro forte presenza, spazzano via, diciamo, gravitazionalmente i pianeti più piccoli, per cui non è un caso che da noi ci sono piccoli pianeti rocciosi, relativamente piccoli, la Terra è piccola su scala del Sistema Solare, relativamente, quindi Mercurio, Venere, Terra e Marte, e oltre una certa linea che uno può calcolare, ed è circa 5 unità astronomiche, l'unità astronomica è la distanza Terra, la distanza media Terra-Sole, oltre questo si formano questi pianeti gassosi. Per cui
uno andava lì, si faceva questo corso, adesso era più complicato di così, diciamo, tutte le formule, eccetera, eccetera, i calcoli molto complicati, però questa, grosso modo, era la sostanza. Siccome è così che si formano i piedi, qui ragazzi stiamo parlando di come si forma, questi sono fatti di silicio e questo è fatto di idrogeno, sapremo come l'idrogeno si mescola e come il silicio si combina fra di loro, non è che stiamo parlando di robe trascendentali, diciamo. Per cui, grosso modo, tutti si aspettavano questo. Ok, ricordatevi questa cosa qua. Allora, vediamo quali sono i modi per andare a vedere un pianeta extrasolare. Scusa, i modi per vedere il pianeta solare, il primo modo, quando tu sei un astronomo, vai al telescopio, pigli il telescopio, punti e vedi il pianeta. E tanta gente si diverte a fare dei disegni di, come se dice, questo è un ipotetico disegno di fantasia. In questo disegno fatto ci sono due soli, il 50% circa delle stelle della nostra galassia sono stelle doppie, diciamo, quindi noi siamo in un certo senso una stella anomala, diciamo, in cui abbiamo un solo sole con un albero e un tramonto. In metà dei pianeti attorno alle stelle della nostra galassia, presi a caso, circa il 50% avrebbero due soli, quindi non ci sarebbe mai un, una roba più complicata, l'albero e il tramonto, le meridiane saranno più complesse, eccetera, eccetera. Noi però non riusciamo assolutamente a vedere nulla di tutto questo per uno dei motivi, che è quello della turbolenza atmosferica. Se io freno, questo è il Osservatorio di Asiago, per quanto il telescopio sia meno potente, eccetera, eccetera, c'ha sopra di me uno strato di atmosfera. L'atmosfera è, come si dice, è trasparente, ma in realtà, diciamo, è turbolenta. E anche nei posti, quando dicono in Cile c'è il flusso laminare, l'aria laminare, è una libertà poetica, perché tutte le atmosfere nella Terra, anche nei posti, anche in Antartide, dove i venti sono catabatici, cioè sono praticamente l'aria così ferma che l'aria scivola sui declivi, diciamo, l'aria leggermente si raffredda per il freddo del ghiaccio e scivola sui declivi, anche in quel caso lì il moto è turbolento dell'aria. Attraverso questo moto turbolento, immaginate d'estate quando vedete un oggetto lontano sull'asfalto rovente, diciamo l'immagine è confusa, una certa grado di confusione. Vabbè, quindi siccome l'atmosfera disturba l'immagine, è che ce l'ho un modo semplice: prendo il telescopio, lo porto fuori dall'atmosfera, cosa tecnicamente, concettualmente facile, ovviamente si può fare solo nell'epoca spaziale, e chi ha seguito le vicissitudini dello Space Telescope sa quanto è stato complicato e quanto è difficile poi conservarli, tenere manutenzione. Questo modo, ogni volta che devo fare qualcosa, devo mandare, sono state 3 missioni di servizio per mandare lo Space Telescope, che devo dire gli americani hanno fatto forse anche per un po' quello che loro chiamano display determination, cioè faccio vedere che sono capace di fare una cosa, diciamo, più che anche per la cosa di... In quel caso lì l'immagine è, come si dice, molto più facile, concettualmente difficile e costoso. Lo stesso telescopio a Terra o in orbita circa costa 1000 volte di più, grosso modo, diciamo, quindi oltre ad esserci dei limiti. Attenzione che se uno, diciamo, da un'immagine così confusa l'atmosfera, toglie la confusione dell'atmosfera, non solo vede le immagini più nitide, più nette, ma vede anche scusate, oggetti più deboli. Questo perché il cielo, anche nel posto più buio, anche in orbita, il cielo in realtà è luminoso. Quindi se io riesco a strizzare l'immagine della stella, insiste su una zona di cielo più piccola e riesco a vedere oggetti più deboli. Questa cosa qui da Terra, diciamo, si può fare con un meccanismo che alcune che è l'ottica adattiva, cioè che si adatta, che può essere pensata in un modo, diciamo, come un modo masochista, cioè l'astronomo non pago della turbolenza che la luce della stella subisce, diciamo, durante l'attraversamento dell'atmosfera terrestre, costruisce una macchina complicata in cui mette uno specchio deformabile, se vogliamo simile a quello degli specchi deformanti che c'erano in qualche capannone di una volta delle fiere, okay? Che però è continuamente variabile e in un certo senso introduce all'interno del telescopio deliberatamente una seconda turbolenza alla luce. Se io riesco, misurando questa turbolenza, a introdurre una turbolenza che è identica a quella introdotta dall'atmosfera, ma di segno contrario, queste si elidono come due po'
poli, diciamo, di un magnete, di una corrente elettrica, e l'immagine appare come se non fosse passata attraverso la turbolenza. In realtà la attraversa due volte, la attraversa due volte quella terrestre e una seconda volta dentro una macchina. Molto spesso per riuscire a fare questo dobbiamo sparare un fascio laser per misurare questa turbolenza. Se abbiamo una bella stella brillante è facile farlo, se non ce l'abbiamo spariamo un laser in cielo, questo è sopra le Canarie, spariamo un laser in cielo, questa è la Luna, e la parte, diciamo, terminale della luce che c'è intorno alla Terra ci dà informazioni su come è distorta questa atmosfera. Questo è uno degli specchi deformabili, si chiamano, che introducono questa turbolenza. Questo sono costruiti, tra l'altro, qui vicino a Lecco, e questo è uno specchio di 3 mm di spessore di questa dimensione, su cui dietro sono incollati tanti magneti, tante piccole calamite. Queste, diciamo, con un'operazione che si fa in camera pulita, vedete la gente vestita come se fosse Ebola dei paraggi, per impedire, perché basta che ci sia qualche granello di polvere per bloccare tutto il meccanismo, si inseriscono tutti questi magnetini dentro dei fori che ci sono qua dentro, okay? E qui c'è tutta una serie di magneti che tira e spinge queste calamite e si deforma l'immagine di questo specchio. Ricordo, giusto per, tu sei ottimo anche te, che il vetro ha questa dannata tendenza a rompersi, quindi non è semplice lavorare con queste lame. Quando noi facciamo tutta questa operazione, uno, anziché vedere il pianeta come l'avete visto prima nel disegno fantasioso, al massimo riesce a fare queste cose. Queste cose qui vedete, qui dentro c'è la luce della stella e sostanzialmente la luce della stella viene cancellata in un modo ottico, diciamo, in modo che la luce della stella non disturbi. Non si riesce mai a cancellarla perfettamente. Tutto questo che vedete, tutto questo alone, è il residuo della luce della stella, e i pianeti appaiono come questi pirulini che vedete qui, a seconda di varie lunghezze d'onda si vedono questi aggeggini qua intorno, che magari osservando a lungo tempo si vede anche che ruotano attorno alla stella. Naturalmente uno, misurando questa luce, poi riesce a fare tutta una serie di calcoli e la gente, diciamo, capisce, sono rocciosi, sono gassosi, hanno un anello, non hanno un anello, però è tutto fatto in modo, diciamo, l'immagine di partenza è qualcosa di questo tipo, se vogliamo. Okay? C'è un secondo modo su cui non insisto molto, che è sentirli. Questo è il secondo e il terzo modo che vedo, sono due modi indiretti. Io, anziché, diciamo, vedere il pianeta o misurare qualcosa del pianeta, siccome se c'è un pianeta attorno al Sole ruotando attorno alla stella, la stella viene mossa, viene perturbata, come una persona che tiene con un filo, diciamo, un peso che ruota, il peso è piccolo, ruota molto di grande dimensione, ma la stessa persona leggermente oscilla, e questo si può fare o con lo spostamento Doppler, quindi con lo stesso effetto per cui la sirena dell'ambulanza è più grave, più acuta, secondo che si avvicina, e oggi noi riusciamo a misurare questo con velocità di centimetri, 4 centimetri al secondo. 3-4 centimetri al secondo è questo, diciamo, è una persona che cammina. Io adesso questa camicia è sempre più o meno blu, più o meno lavata, non perfettamente, insomma, grosso modo blu, qui questa è rossa, e voi continuate a vederla blu e rossa anche se io mi avvicino sia lontano. In realtà c'è un piccolo effetto, e questo movimento di pochi centimetri al secondo, oggi si riescono a costruire macchine, spettrografi si chiamano, che riescono a misurare queste cose. Ok, ho dato il nome di sentirli, diciamo, perché questa analogia del Doppler è chiaro, una licenza poetica. Un'altra è avvertirli, tra virgolette, diciamo, cioè vedete, se il pianeta ruota attorno alla stella, la stella è di gran lunga più brillante del pianeta. Io praticamente non vedo il pianeta, ma siccome ruotando fa muovere la stella, se io guardo la posizione della stella, vedo che la posizione della stella, anziché andare dritta per la sua strada, viene, diciamo, perturbata, e posso calcolare la posizione e l'orbita del pianeta che la sta perturbando, diciamo. E infine c'è un altro modo. Un modo è vederne l'ombra, cioè anziché vedere un oggetto direttamente, un po' come i monti di Platone che vedevano le catene, che vedevano il mondo, descrivevano il mondo solo vedendone le ombre, diciamo, proiettate delle fiamme. Se io sono così fortunato
che c'è una stella e un pianeta non ruota, questa è la stella, se il pianeta ruota così non succede mai niente, okay? Perché l'orbiter è in questo modo, se il piano dell'orbita è messo così continua a non succedere niente, se io sono così fortunato che l'orbita del pianeta è vista quasi di taglio, ogni tanto il pianeta passa davanti alla stella e fa andare via la luce leggermente, una piccola quantità. Per esempio, se uno, questo si chiama metodo dei transiti, voi capite subito che per fare questo dovete avere fortuna, diciamo, ok? Voi immaginatevi l'analogo della Terra col Sole. Se io ho una Terra, un Sole, scusate, uguale alla Terra, uguale al nostro Sole, lontano, con una Terra che ci gira intorno, intanto non è detto che sia visto di taglio. Tra l'altro, se è visto di taglio, siccome la Terra ci mette 365 giorni a girare attorno al suo Sole, io devo continuamente, non so quando succede, devo continuamente guardare questa stella giorno e notte, quindi o lo faccio all'Antartide, o lo faccio dallo spazio, o ho un mio amico alle Hawaii, uno in India, uno in Canada, che ci facciamo la staffetta, diciamo, eccetera, eccetera, e per alcune ore, una volta l'anno, tac, la luce diminuisce, magari in quel momento lì piove, c'è l'osservatorio di Novara che piove e non si osserva, diciamo, qui diciamo, tutta una serie di cose, se uno fa il conto, vede che la probabilità, diciamo, che questo succeda è il 2%. Proprio per questo motivo, diciamo, nel 95, quindi torniamo al 95, nel 95 vi ricordate, tutti i guru dell'astronomia mondiale vi avrebbero spiegato che, ma certo, prima i pianeti rocciosi sono quelli più vicini al Sole, poi a oltre una certa distanza, che si chiama linea della Vela, ci sono i grossi pianeti gassosi, ok? E poi la NASA, niente un po' di meno, fa uno studio, diciamo, adesso qui in inglese, l'originale, inizia a dire com'è il modo che possiamo fare per scoprire dei pianeti, no? Perché poi il gioco è sempre quello, cercare di scoprirlo prima degli altri, no? Così magari uno vince il premio Nobel, come è successo davvero. Allora, e tutti sono d'accordo, il metodo migliore è quello dell'astrometria, vi ricordate? Quello di vedere l'oggetto che leggermente si muove. Vi anticipo subito che praticamente con una eccezione dubbia nessun pianeta fuori dalla stella è stato scoperto in questo modo, diciamo. Okay? Un altro modo che, diciamo, è più difficile, però è promettente, è guardarlo, diciamo, quindi la tecnica ottica adattiva, io ero là per lavorare per questo, diciamo, è una tecnica promettente. E infine quella dei transiti, quello che vi ho raccontato prima, e dice sì, effettivamente potrà portare qualche risultato, ma non sarà di nessun uso statistico, perché come abbiamo detto prima, io osservo, c'è il 2% di probabilità, quindi ne troverò, ne scoprirò pochi, eccetera, eccetera. E arriviamo nel 95. Nel 95 questi due signori, Major e Kelloz, che lo conosco benissimo dalla vita, diciamo, scoprono nel 95 51 Pegasi, ormai li conoscono tutti perché erano preso l'ultimo premio Nobel, li devono ancora assegnare, diciamo, ok? E Major e Kelloz, diciamoci la verità, facevano un'astronomia di retroguardia, oltre si direbbe di sbip, non posso dirlo perché c'è la registrazione, diciamo, però avete intuito, ok? E la gente, diciamo, sì, lo faceva con un piccolo telescopio in Francia, neanche in Svizzera, un telescopio più piccolo del telescopio che abbiamo ad Asiago, e loro cosa facevano? Vediamo se per caso c'è un pianeta più grande di Giove che è più vicino dell'orbita di Mercurio. Quindi vedete, questa c'è il Sole, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, qui credo in questa scala, e loro potevano solo misurare un pianeta molto più grande, perché il loro metodo era, diciamo, un po' grezzo, ok? E nessuno lo faceva sostanzialmente, lo faceva un'altra persona, Masi, negli Stati Uniti, diciamo, facevano, qui naturalmente, siccome adesso il vento proprio non l'ha scoperto, diciamo, hanno gettato il buono per la sempre, diciamo, però allora, diciamo, e questo deve essere l'insegnamento, un insegnamento che ci riprendiamo dopo. Comunque loro scoprono il primo pianeta extrasolare, lo annunciano a Firenze. All'inizio la gente è un po' incredula, un americano che stava studiando robe simili, anche lui un po' sommessamente, perché appunto era una roba un po' fuori, diciamo, tutti gli avrebbero detto, perdi il tuo tempo perché questo tipo di pianeti non esiste. Incidentalmente, tutt'oggi, diciamo, molta gente pensa che i pianeti si sono formati lontano dalla stella e poi per una serie di perturbazioni siano finiti in un'orbita
l'intera, cioè hanno cercato di salvare capre cavoli, ricordo un po' Occam, no? Il Oclavio, diciamo, cioè di fare l'ipotesi ad hoc, ok? E nonostante questo, tuttora molti numeri non tornano, diciamo, quindi non sappiamo ancora bene come si formano, ok? Perché, diciamo, le scorre, circa il 10% delle stelle ha pianeti di questo tipo. Dal 95 oggi il mondo è cambiato, adesso c'è una app che si chiama Exoplanet, se voi commettete l'errore di mettere, come si dice, la notifica, vi rompe gli zebedei, zebedei si può dire, se registrarsi, anche, lo dicono anche all'uscita del coniglio, quindi, anche di notte, perché ogni volta che scopre un nuovo pianeta, bip, è stato scoperto un nuovo pianeta, eccetera. Adesso ne scopriamo e conosciamo circa 4.000, sono tanti e non tantissimi, ok? E appunto il primo pianeta che viene scoperto, e tanti come lui sono assolutamente non i pianeti che ci aspettavamo. Naturalmente a quel punto la gente va a leggersi la letteratura e scopre che Otto Struve, un astronomo stazionato dagli anni 50, scrive che dice non è irragionevole che possa esistere un pianeta a una distanza come quella che poi effettivamente scoprono. Cosa succede? Che Otto Struve non era un teorico, non si era fatto tante idee, non aveva studiato il problema di come si sono formati, e come molti fenomenologi o osservativi, qualunque cosa che è osservabile può esistere, diciamo. Okay? Lui lo dice, negli anni 50 non ha avuto molta fortuna, se non essere stato ripescato dopo il 95. Quindi abbiamo visto 2% di probabilità, e aspetta, scusa che volevo... Allora, quindi cosa vuol dire, ragazzi? Che qui uno prende un telescopio, magari spaziale, spende un sacco di soldi, va, osserva una stella per continuamente per 3 anni e c'ha il 2% di probabilità di trovarci un pianeta. Non è un gran business, diciamo, ok? Mando, non spendo tutti questi soldi per avere il 2% di probabilità di vincere, di fare un'osservazione, no? Ma il trucco è banale. Se è il 2% di oggetti che possono esibire questa cosa, io non osservo una stella, ne osservo 10, 100, 1000, 1 milione alla volta, ok? E posso farlo in almeno due modi, diciamo. Questo è un'immagine del satellite Kepler, che non avrete forse sentito nominare. Questo satellite è un satellite che osserva stelle anche molto lontane e arriva, adesso qui ho messo 1000, in realtà ho osservato 10, 100.000 stelle, diciamo. In questo modo osserva stelle brillanti vicine, ma anche stelle deboli lontane. Oppure fa una specie come di, non so se da qui girano negli appartamenti gli spioncini, quelli nei condomini, che uno vede, in modo che il venditore di folletto, insomma c'è qualcuno che vende aspirapolvere, quando suona si può mettere a lato in modo da non essere visto, diciamo, e vedono. Diciamo, in questo modo qui, adesso non so cosa è successo, se riparte, vabbè, quindi uno può... Il trucco è osservo 1000 stelle, 2%, va bene, osservo 1000 stelle, 20 pianeti li scoprirò. Osservo 1 milione di stelle, scoprirò 20.000 pianeti. Non li osservo tutti. Molte stelle non vedo niente, magari hanno un pianeta, ma l'orbita non è vista di taglio. Ma che mi interessa? Io voglio capire come sono fatti i pianeti, assumo che le orbite siano messe a capocchia, diciamo, osservo un grandissimo numero di pianeti, 100.000 pianeti, ed è quello che è stato fatto con Kepler, verrà fatto con Plato. Questo è un modello di un telescopio che stiamo costruendo a Padova, stiamo costruendo un paio di dozzine che verranno montate su un satellite. Quando si costruisce un strumento che viene mandato nello spazio, nulla è lasciato al caso. Questa, vedete, è una camera, si dice, di termovuoto, quindi uno costruisce lo strumento, lo mette dentro una camera, dopo viene messo il vuoto e la temperatura che c'è in orbita e vede cosa succede, in modo che se si rompe qualcosa lo mette a posto prima e fa in modo che non ci sia questo problema. Questo è il gruppo nostro e, vi faccio un po' di pubblicità, e questo è un'immagine del satellite, vedete, è un satellite che ha tanti, diciamo, telescopi, ogni 3 mesi ruota su se stesso in modo, diciamo, da coprire una zona di cielo grosso modo come quella che si vede con l'occhio umano. È una specie di occhio, tra virgolette, l'insieme di tutti gli obiettivi di un telescopio da 20 cm, l'insieme è come circa 1 metro di diametro, come avere un occhio di 1 metro di diametro che osserva contemporaneamente, fa il guardone, guarda continuamente le stelle,
guarda, circa 100.000 stelle, se qualcuno di stelle ogni tanto la luce diminuisce, forse c'è un pianeta intorno, questa è un po' l'idea. Da dove si mandano questi? Da dove si sono messo a radar per fare come si dice cosa, si va in Guyana francese, stamattina sono dovuto andare a farmi i vaccini per andare in Venezuela perché c'è la febbre gialla. Ok, voi sapete che gli osservatori astronomici, almeno quelli di un certo rilievo, vengono messi sulle coste ovest dei continenti, quindi i nostri telescopi in Cile sono tutti qui, la California, Palomar è qui, l'Arizona è anche su questa costa, le Hawaii sono in questo punto, la Namibia, che non è un posto, diciamo, nella Namibia c'era una corona tedesca, sono dei grandi telescopi tedeschi per il Cherenkov, sull'Atlante, in Marocco, sono stati molti progetti di fare dei telescopi, non sono ancora stati fatti di fatto per motivi geopolitici, ma è un buon posto. Questo perché sostanzialmente, a causa della rotazione della Terra, nelle zone temperate il vento si muove più o meglio, si muove in questa direzione, quindi le coste ovest dei continenti, l'aria arriva dopo che è passato 4.000 km di oceano, che è piatto, alla stessa costante termica, non ci sono asperità, eccetera, quindi l'aria arriva più calma. Se io metto un telescopio qui, ovviamente, ora che l'aria, il vento va in questa direzione, in media, ora che arriva qui l'aria è ancora più turbolenta e non si vede. Quindi gli osservatori astronomici tendenzialmente sono sulle coste ovest dei continenti, i posti dove lanciano i razzi è il contrario, sono messi sulle coste est perché la Terra girando, diciamo, è meglio sparare un razzo in modo di prendere vantaggio, è un po' più complicato così, comunque di vantaggio della rotazione della Terra, quindi se succede un incidente, cosa che capita, diciamo, relativamente spesso, l'oggetto cade, ma cade nell'oceano. Se io invece lo metto qua o qua, se cade, cade magari su una città e fa molti più danni. Quindi Cape Canaveral, e qui l'Italia, la piattaforma di Broglio, era in Kenya, che è nella costa est dell'Africa, per esempio. Da qui si mandano vari satelliti, Cheops lo spediamo a 17 dicembre, 17 un porta fortuna, oppure Plato, che è il telescopio che ho fatto vedere prima, che sta in un'orbita, diciamo, è un'orbita furba perché non sta intorno alla Terra, sta lontana dalla Terra, in modo che la Terra non disturbi, ma relativamente vicino, per cui non c'è bisogno di DHL per mandare i dati, ma basta mandarli con un'antenna. È una battuta per dire che molto spesso nelle missioni il collo di bottiglia è le immagini che vengono mandate. La sonda che è andata su Plutone ha fatto un tot di foto e piano piano le sta mandando, e ci vorrà molto tempo per riuscire alla ricerca. Rapidamente, questo è il telescopio alle Isole Canarie, è questo telescopio dove è montato quello strumento, quello spettrografo che misura i centimetri di allontanarsi e di avvicinarsi, è costruito e chiuso, imbullonato dentro una specie di sarcofago in modo che nessuno lo possa misurare. Qui in Arizona c'è il telescopio dove ci sono due specchi da 8 metri e 4 chilometri, chi si ricorda il referendum sul nucleare, diciamo, a parte giovanissimi, qualcuno se lo deve ricordare, grazie al referendum sul nucleare, Ansaldo, Camozzi, Inse, Genova, Milano, Brescia, eccetera, eccetera, che facevano centrali nucleari, improvvisamente sono rimasti senza lavoro. In teoria uno potrebbe costruire centrali nucleari degli altri, ma in genere non è così, i tedeschi se le si fanno fare dai loro, i francesi se le fanno fare dalle loro industrie, e per cui le industrie a Milano e a Genova e a Brescia sono state costruite a maggior parte dai grandi telescopi del mondo perché avevano macchine per costruire strutture, diciamo, di alta precisione, di grandi dimensioni. Da qua a qua sono 22 metri e mezzo, per capirci, ok? E qui viene montato uno di questi strumenti. Qui lo faccio vedere, questo è la torre dell'osservatorio, questo è un sensore, quando avete visto i sensori di fronte d'onda, questo è un sensore, occupa da qui compreso tutto il tavolo, diciamo, e il limite degli strumenti che facciamo è che bisogna smontarlo in pezzi che singolarmente, compresi la cassa e il camion che lo trasporta, c'è un ponticello da 12 tonnellate, quindi quando si fa uno strumento molto grande bisogna essere sicuri che si possa smontare in
Spezia, e quasi tutta questa cosa va nel telescopio che si chiama Very Large Telescope in Cile. Sono quattro telescopi, sono stati costruiti gli edifici della E di Mestre, la meccanica tutta fatta alla Sala di Milano. Questo è uno di quegli strumenti che viene mandato su questo posto nelle Alpi Cinesi. E qui c'è ovviamente lo spazioporto, da dove vengono costruiti anche il Soyuz, che è uno dei migliori, diciamo, l'ESA ha un contratto, l'Agenzia Spaziale Europea compra i Soyuz russi e gli monta l'avionica, la strumentazione più moderna europea. Sono oggi i migliori nel senso che hanno il più maggior grado di affidabilità. C'è un incendio catastrofico ogni 200, 0,5. Lo shuttle, ci sono stati 135 lanci di shuttle, ci sono stati 3 incidenti gravi, di cui 2 catastrofici, che tutti sanno, in uno sono andati nell'orbita sbagliata, però non è andato al grande pubblico perché la gente ha portato a casa il fondo schiena, diciamo, in due no. Anche se consideriamo i 2 catastrofi, 2 su 100 e 1 su 70, nessuno di voi prenderebbe il treno per andare a Milano se c'è una probabilità su 70 che uno muoia in un disastro ferroviario, diciamo che nello spazio i numeri sono questi. Nello spazio il Soyuz, che è il migliore, c'è un incidente catastrofico con i 200 lanci, diciamo, okay? Ed è molto buono. Con tutto questo cominciamo a vedere pianeti diversissimi da quelli che abbiamo visto. Quanto tempo ho? Che non vorrei, perché io mi appassiono. 7 meno un quarto. Quindi ma, un quarto d'ora. Quarto d'ora, ok. Diciamo, allora vedete, la maggior parte mi piace far sempre vedere che ci sono due soli, diciamo, i paesaggi sono più diversi, questi sono tutti di fantasia. Qui vedete questo, diciamo, grafico, questo è il nome della stella, diciamo, perché quasi sempre sono poco poetici, diciamo, però questa qui in fondo è il Sole, diciamo, qui c'è il Sole, i pianeti terrestri manco si vedono in questa scala, sono troppo piccoli, si vedono solo Giove, Saturno, Urano, Nettuno, okay, che sono in questa posizione, e vedete che i pianeti, diciamo, i sistemi solari attorno alla stella sono molto diversi. Uno si aspettava roccia qui, gas di là, non è così, diciamo. Questo ha premiato i primi, andavano a scoprire della roba che... E siccome ogni volta questo porta il concetto della vita, vi esprimo il mio laico e anticonformista pensiero. Noi cerchiamo acqua liquida, la cerco anch'io, ok? Cioè andiamo a vedere le condizioni dove sono liquida, perché noi sappiamo anche lì se da discutere, diciamo, pensiamo, abbiamo buoni motivi di pensare che sulla Terra la vita come la conosciamo noi si è formata perché c'era dell'acqua liquida. Allora io dico, vado a cercare un pianeta dove c'è l'acqua liquida e lì scopro, diciamo, vedo se ci sono. Ora qui potrei portare, ci sono tantissime vignette che girano, tipo c'è un disco volante con due pinguini che si avvicinano alla Terra e dicono no, qui c'è l'acqua liquida, andiamo via, non c'è abbastanza ghiaccio, e vanno a cercare dall'altra parte, diciamo, ok? E io vi ricordo di nuovo che su come si sono formati i pianeti, che è, diciamo, come si aggrega il gas idrogeno e come si aggrega il silicio, che lo compone, diciamo, i pianeti rocciosi. Qui adesso ci ho messo, se voi prendete qualunque materiale, la sabbia, la ghiaia, la buttate sulla Terra, c'è un angolo tipico con cui si dispone, diciamo così, come rappresentazione della nostra conoscenza di come si aggregano i materiali, adesso un po' così estrapolando, diciamo. E quindi su una cosa semplice come si formavano i pianeti abbiamo clamorosamente toppato, perché nel 95 tutti ti spiegavano che i pianeti essere solo lontani, i pianeti gassosi lontani, i pianeti terrestri piccoli vicini, poi gli altri vanno a scoprire quello che tutti dicevano non c'era, li scoprono, giustamente gli danno il premio Nobel, tutti si mettono a farlo anche loro e ne scoprono tantissimi, e scoprono che la natura è più fantasiosa della mente umana. E naturalmente subito dopo tutti dicono ah sì è vero, perché si sono formati lì, vanno là, ognuno a posteriori la salunga, no? Quando è già successa la cosa tutti sanno, ah era ovvio, eccetera eccetera eccetera, e già ancora scusate, ancora non tornano le cose. E qui stiamo parlando di aggregazione per la vita, su cui già non sappiamo esattamente come si è formata, è una delle robe più complicate che conosciamo, eccetera eccetera. Per carità, andiamo a cercare l'acqua liquida, ma io sarei sorpresissimo se troviamo della vita davvero simile alla nostra. Il mondo ha dimostrato di essere di gran lunga più fantasioso delle ferme, mente, più cose, su cui ho messo
non so se qualcuno ha visto questo film dell'86 molto strano, di un mondo parallelo al nostro, in cui sono i paperi, ma insomma, vabbè, se uno va a vedere. E nonostante questo, la gente si diverte a inventare delle cose. Nikolai Kardashev, negli anni 70, negli anni 70 qualcuno si ricorderà, c'era, io mi ricordo ancora da bambino, che si andava auto alterne, quindi quelli ricchi che avevano le targhe pari e dispari potevano girare, più si ricordano, si girava con le targhe pari e dispari, ma adesso si fa pure in qualche posto. Comunque una volta mi ricordo, perché c'era la crisi petrolifera, ok? Ho detto, ah, boh, fra 5 anni è finito il petrolio, siamo ancora qui che andiamo a benzina e gasolio, vabbè. Allora quindi il problema dell'umanità era l'energia, ok? Quindi Kardashev dice, come misuro, come fare, invento una scala per misurare il livello tecnologico di una società, lo misuro come la sua capacità di energia. 0 se sono che si lanciano le pietre, 1 se riescono a sfruttare tutta l'energia del loro pianeta, 2 se riescono a sfruttare l'energia della loro stella, tutta l'energia della loro stella, e 3 se riescono a sfruttare l'energia di tutta la galassia. Quindi addirittura Kardashev era proprio in vena di chissà cosa avrà fumato in quel periodo. La Terra in questa scala logaritmica, quindi diciamo sempre molto benevola, è a circa 0,7, e a me piace dire, raccontare che se oggi qualcuno facesse questa roba non si misura con l'energia di cui diciamo non è che sia più così sentito, ma da quanti Facebook o like diciamo girano nella società, ok? Quante informazioni gira, adesso se vogliamo farla in modo più cosa, perché ogni epoca ha la sua appunto zeitgeist, diciamo. La gente ha provato anche a trasmettere dei segnali, c'è cioè un famoso, diciamo, messaggio trasmesso da un radiotelescopio da Arecibo, fra l'altro questo telescopio è stato danneggiato da Maria, che era stato uno degli uragani, sono stati un paio di anni fa, per trasmettere la cosa. E quindi vedete che qui riprendiamo il nostro disegno e io la racconto in questo modo, diciamo, ok? Quindi c'è un'epoca prima dell'epoca spaziale in cui si immaginavano i pianeti attorno a altre stelle, poi c'è l'epoca spaziale in cui, ragazzi, sulla Luna e sui pianeti ci possiamo andare davvero, quindi quelli sono il nostro obiettivo, delle stelle, dei pianeti attorno a stelle, ci disinteressiamo. Poi piano piano questa bolla, diciamo, appunto, diciamo, 50 anni fa la gente sbavava per gli Apollo, oggi tranne 2-3 giorni dei 50 anni, non ci ricordiamo più neanche dell'Apollo 12, inizia, siamo in un'epoca così precolombiana, non abbiamo ancora scoperto i primi pianeti extrasolari, nel 95 scopriamo il primo pianeta extrasolare, guarda caso è strano, e perché la chiamo epoca pre-galileana, deve ancora arrivare? Perché noi conosciamo circa 4.000 pianeti, ci sembrano tanti, ma voi a occhio nudo potete vedere 6.000 stelle nel cielo, 6.000. Diciamo. Quindi e Galileo, prima di inventare il telescopio, la gente sapeva 6.000 stelle. Noi oggi conosciamo meno pianeti fuori dal Sistema Solare di quante stelle non ci siano. Allora, per cui quest'epoca sta arrivando a grandi passi, con TESS, con Plato, con alcune di queste missioni riusciremo a oltrepassare questo confine e sapere. Qui c'è un video che non faccio vedere, quindi se ho 5 minuti... Sì. Ci vogliamo anche arrivare, no? Siamo andati sulla Luna, andiamo su questi posti. Cioè, sappiamo che c'è un limite, è la velocità della luce. Adesso qui si può discutere se è veramente un limite invalicabile, ma per ora diciamo che lo è, perché allora io, come Kardashev si inventa, diciamo, una scala, anche io allora voglio inventarmi una scala di misura della velocità. Allora so che la velocità della luce, quindi prendo una velocità che è la velocità della luce divisa da 10, 100, 1000 e conto il numero di zeri, ok? Chi fa matematica ha già capito che c'è un logaritmo in mezzo, però sostanzialmente se io divido per uno seguito da nessun zero, cioè divido per uno la velocità della luce, quindi questa scala 0 vuol dire andare alla velocità della luce, diviso la scala di 1 vuol dire la velocità della luce diviso 10, un decimo della velocità della luce. A questa velocità ci vogliono 40 anni per andare alla stella più vicina, diviso 100, 2 zeri, 400 anni, diviso 3, 1000, 4000 anni, decimillesimo sono le sonde spaziali più veloci, un centomillesimo sono gli aerei da caccia, un milionesimo della velocità della luce ci andiamo più o meno tutti, abbiamo preso un aereo di linea, e un centomilionesimo è una persona frettolosa. Limitiamoci solo a quel che vola, Montgolfier 1682 si muove come una persona frettolosa, i fratelli Wright sono un po' più veloci, un aereo, questo era l'aereo con cui ho fatto la foto, diciamo,
Se per quello un aereo di linea ormai che la gente prende circa un milionesimo, un aereo supersonico ormai non ci sono più, però era diciamo mezzo punto, diciamo, un po' più veloci, noterete un vago coso sovietico, perché questa scala l'abbiamo fatta una volta, erano stati inventati da Roscosmos, che è l'agenzia spaziale russa, che, in cui c'è gente molto fumata, molto strana, diciamo, un po' come la NASA che vuol fare robe strane, diciamo. È molto interessante vedere totalmente diversa l'atteggiamento di europei, che sono molto più posati sia dei russi che degli americani. Cioè, un aereo da caccia, tanto sono tutti più o meno uguali, un po' più veloce. Qualunque razzo che esce dall'orbita terrestre deve avere una certa velocità di fuga dalla Terra, che è grosso modo a metà fra un decimillesimo e un centomillesimo di velocità terrena, e le sonde più veloci vanno un po' più veloci di un centomillesimo. Voi vedete che in un secolo dai fratelli Wright, avevano spaziale in realtà anche meno di un secolo, diciamo, noi abbiamo messo tre zeri al denominatore in un secolo, no? Allora perché magari nel giro di 100 anni non riusciamo a fare altri tre zeri e ad andare in una velocità dell'ordine di una frazione della strada della luce? La gente ci pensa così seriamente. Questo signore qui è il è quello di Tiscali, è Renato Solo, il padrone di Tiscali. Questo è Renato Solo russo, diciamo, siccome il bacino è più importante quello italiano, insomma, molto ricca, infatti la madre l'ho chiamato Yuri, diciamo, e è un ricco che ha fatto una fondazione simile, se vogliamo, quella famiglia Faraggiana, in questo senso, con una scala più grande, e lui vuole passare alla storia e sta cercando di mettere in piedi un progetto di mandare delle vele con una telecamera simile a quella dei cellulari, che da terra con dei laser viene spinta a circa un quinto della velocità della luce nel giro di, diciamo, la loro idea è a 100 anni dal primo uomo sulla Luna avere le prime fotografie di un pianeta attorno alla faccenda. Finisco con questa immagine, che spesso la uso per finire le mie conferenze. Questa fotografia forse l'avete già rivista tutti, se non avete visto il film Apollo 11, il film documentario, è stato 3 giorni che hanno fatto un film favoloso, la gente, molti dicono, ma è davvero un film, diciamo, fatto in modo molto vero, con le vere immagini dell'Apollo 11, tagliato come se fosse un film, e Neil Armstrong assieme a Nicole Sanchez in orbita vanno sulla Luna nel 69, e Armstrong, quando è ragazzino, diciamo, ma qua, voglio dire, un ragazzino che viene qui dice, vabbè, il premio Nobel per i pianeti l'ha già dato, diciamo, okay? Quindi sui pianeti adesso faccio Schrödinger diceva ai suoi studenti, fate che sia qualcun altro a mettere i numeri dopo la virgola, cioè voi fate le cose, scoprite le robe nuove, poi lasciate che siano gli altri a fare il fino, diciamo, a fare il fine tuning dei numeri, eccetera eccetera. Quindi adesso c'è da fare il notaio, diciamo, il ragioniere dei pianeti per mettere in ordine tutto questo grande numero di pianeti, le grandi scoperte dei pianeti sono fatte. Neil Armstrong vive, diciamo, nell'epoca del dopoguerra, chi ha visto il film Primo Uomo, purtroppo il film parte da quando lui è già collaudatore, diciamo, ma quando lui è ragazzino studia astronomia, astrofisica, il volo, scienze del volo, eccetera, eccetera, e allora il grande sogno di tutti i ragazzini era superare la barriera del suono, il grande limite della Luna, non riferimento a nessuno, diciamo, Kennedy doveva ancora arrivare, diciamo, la grande cosa era superare la del suono. Lui sognava di essere quello che avrebbe o costruito l'aereo o pilotato l'aereo, che è quando Neil Armstrong ha 17 anni, Chuck Yeager, questo signore qui, supera la barriera del suono, e Neil Armstrong è scioccato, e lui dirà dopo, diciamo, quello in inglese suona meglio, ma lui dice, ma ero rammaricato, vuoi vedere che sono della generazione sbagliata. Questo è un problema che spesso ricorre, diciamo, sono della generazione sbagliata, i figli, la prima generazione, i figli stanno presi di padre, tutte queste cose qui, eccetera, eccetera. E lui diceva, vabbè, ho sbagliato, se io nascevo 20 anni prima magari avrei avuto la fortuna di fare come Chuck Yeager, di fare le grandi avventure del volo, adesso che si è superata la barriera del suono, finirò, se va bene, di fare il camionista degli aerei, diciamo, quello che porta, adesso la faccio romanzata, e invece poi la storia prende una piega diversa e
poi rendi dopo lui ai comandi del Saturno 5 e lascio la Luna. E con questo chiudo, diciamo, la prossima video. Insomma.